Bene, sì, salve a tutti carissimi amici, bentornati insieme a Guerz86, parte sinistra con Google Nexus 5X, parte destra con OnePlus 2, qual è meglio, qual è peggio, andiamo subito a scoprirlo all'interno di questo nuovo Versus. Eccoci qua, cari ragazzi. Dunque, all'interno di questo Versus andrò molto veloce e spedito perché comunque sono due smartphone che ho recensito a lungo, sono due telefoni che avete visto all'interno del panorama delle mie video recensioni. Questo è arrivato nell'ultimo periodo, stiamo parlando ovviamente di Nexus 5X in collaborazione con LG, un telefono molto competitivo, chiaramente non è un topissimo di gamma perché il top di gamma è il 6P di casa Huawei per quanto riguarda Google. Qui invece abbiamo il top di gamma di OnePlus, stiamo parlando chiaramente di OnePlus 2 o OnePlus 2 o come lo volete un pochino chiamare voi. Costruzioni direi molto differenti tra le due, peso a favore di Google Nexus 5X, è davvero una piuma, davvero un piacere portare a giro con noi questo device, non si sente assolutamente in tasca. Materiali sono chiaramente plastici, ma devo dire che alla fine anche la plastica fa la sua figura perché comunque riesco tranquillamente a utilizzarlo, non ho mai sentito il bisogno dei materiali un pochino più premium, quindi direi un ottimo lavoro da parte di LG in collaborazione con Google. Tanto accendiamo il primo device, se la fotocamera magari ci aiuta nel mettere a fuoco. Qui sulla parte destra invece abbiamo OnePlus 2 che avete visto insomma all'interno dei vari focus, all'interno dei vari video. Andiamo ad accendere anche lui. Intanto abbiamo la prima differenza tra i due smartphone, ovvero la versione di Android 6.0 Marshmallow su Nexus 5X, Android Lollipop con la OxygenOS su OnePlus 2. Ancora non è arrivato Marshmallow, insomma lo stiamo aspettando. OnePlus ha detto nel primo trimestre 2016, quindi dovremo ancora attendere a lungo. Telefono dotato e indirizzato per voi amanti del modding, telefono che in teoria dovrebbe essere indirizzato, ecco, agli amanti del modding anche OnePlus 2, ma devo dire che ancora non sono arrivate ROM e questo mi dispiace in maniera molto pesante. Devo dire una critica che muovo all'interno di insomma questa community che gira intorno a OnePlus, perché obiettivamente OnePlus One è pieno di ROM, OnePlus 2 non ha assolutamente nessun tipo di ROM. Ci sta mettendo veramente un'eternità ad accendersi. Ecco qua che è partito anche il nostro OnePlus 2. Vedete come ci siano differenze tra i due smartphone. In primis per il sensore di sblocco tramite impronta digitale, posto nella parte posteriore su Nexus 5X e posto nella parte frontale su OnePlus 2. Vi dico un po' le differenze tra i due terminali. Nexus 5X prende molto bene il segnale, abbiamo dose che ci permette di risparmiare qualcosa in batteria, anche se devo dire nell'ultimo periodo non ho mai visto un dose aggressivo, ovvero non ho mai visto un risparmio energetico incredibile su questo dispositivo. Riesco ad arrivare a Siena, ma ci arrivo perché obiettivamente e nell'ultimo periodo sto usando veramente poco il telefono perché insomma impegnato in altre cose. OnePlus 2 Snapdragon 810 808 su Nexus 5X fa scaldare abbastanza il dispositivo con un uso intenso, un'autonomia che è molto altalenante, si va dalle 3 ore di display alle 4, qui si va massimo che ho visto su questo device sono 4 ore di display e poi nulla più, si rimane intorno alle 2 ore e mezzo di display, arrivando comunque a sera, ma utilizzandolo obiettivamente poco, come vi ho detto in precedenza. Volevo aumentare la luminosità andando a scorrere un po' tra le varie notifiche. Ok, siamo al massimo in entrambi i display, ve li metto uno accanto all'altro perché questa è una delle prime cose da affrontare insieme, ovvero i display di questi dispositivi. Quindi ci aiutiamo con display tester, in entrambi i casi andiamo ad aprirlo. Qui abbiamo un IPS LCD su chiaramente il OnePlus 2, dalla parte invece abbiamo sempre un IPS LCD, sempre Full HD in entrambe le versioni, su anche il Nexus 5X, però devo dire sono due display abbastanza differenti. Preferisco quello di OnePlus, lo preferisco perché ha proprio delle tonalità
che mi piacciono di più, ecco, a confronto con Nexus 5X, ve le faccio vedere anche una affiancata all'altra, così potete anche voi decidere quale è meglio e quale è peggio. Andiamo un attimino indietro in entrambi i casi. La vedete, a parte, vabbè, che qui non ce lo mette a tutto display, vedete proprio la differenza tra i vari verdi. Andiamo anche a prendere questa foto. Qui è tendente molto più al giallo rispetto al OnePlus 2, si vede anche nei verdi come sono ben tarati questi rispetto a quest'altri. Si ripete il tutto qui un pochino meno perché c'è una predominanza di giallo all'interno della foto. Sui blu vanno bene in entrambi i casi. Qui abbiamo più o meno la stessa definizione, sono chiaramente due IPS in entrambi i casi. Ecco, qui si nota tantissimo la differenza. Vedete come questo sia molto più giallo rispetto a questo, ed è veramente un peccato su questo display che è ottimo, si vede benissimo sotto la luce del sole, però ecco, confrontato con altri display si nota moltissimo questa differenza su queste tonalità, soprattutto quando c'è una predominanza di giallo all'interno della nostra fotografia, quindi all'interno comunque nell'uso quotidiano, perché obiettivamente il display è una delle parti più usate del nostro smartphone. Android gira in entrambi i casi molto bene, e qui abbiamo chiaramente la versione customizzata da OnePlus. Qui abbiamo una versione stock di Android che è la 6.0 con tutto quello che ci porta dietro, Marshmallow. Qui invece abbiamo questo launcher che è Launcher 3, con questa customizzazione, con la possibilità di avere il menu con sfondo nero, sfondo bianco a scelta nostra. Qui invece abbiamo nessun tipo di scelta, vabbè, io ho Nova Launcher, però insomma diciamo che Launcher Stock è più o meno paragonabile a questo qui, perché anche Launcher 3 si può tranquillamente andare per esempio a cambiare le icone di sistema. Wi-Fi che prende bene in entrambi i casi, l'USB è in tutti e due tipo C, però qui è Type-C USB normale, qui è Type-C, molto scomodo per esempio anche fare il root. Se non hai un cavetto USB con finalità Type-C non puoi fare il root, devi comprarlo a parte, quindi direi un po' una cappellata da parte di Google stessa. Audio che funzionano bene in entrambi i casi, andiamo a aprire Spotify su tutti e due i telefoni così ascoltiamo un attimino una canzone al volo. Qui alto forse OnePlus 2, ci cioè abbiamo anche la possibilità di cambiare l'audio in corsa mentre stiamo chiaramente ascoltando il tutto. Sensore di sblocco funziona meglio secondo me quello di Nexus 5X, sempre preciso, sempre pronto all'uso, davvero un piacere andare a sbloccare i device. Guardate com'è veramente semplice grazie appunto al sensore di sblocco mediante l'impronta digitale. Parliamo anche di fotocamera, visto che siamo qui nel dettaglio, leggermente sporgente quella di Nexus 5X, secondo me anche più performante rispetto al OnePlus 2, autofocus laser in entrambi i casi, dual LED flash, però proprio nel dettaglio, proprio nelle macro, in quelle foto dove si fa sentire il sensore, i pixel più grandi, ma anche quando siamo in scarsa luminosità, davvero sul Nexus 5X è un piacere andare a scattare fotografie, e questo secondo me è un plus non da poco, visto che comunque la fotocamera del Nexus 5 era veramente imbarazzante. Questa è la fotocamera di OnePlus 2, sempre con autofocus laser, sempre con il dual LED flash, però chiaramente una fotocamera da 13 megapixel, non con i pixel un pochino più larghi, abbiamo i pixel normali e quindi insomma nelle condizioni di scarsa luminosità si fa leggermente più fatica a scattare la nostra foto, c'è un pochino più di rumore rispetto al Nexus 5X. Vi faccio vedere anche più nel dettaglio il display. Display secondo me bellissimo quello di OnePlus 2, nessun tipo di problema sotto la luce del sole, come non ne ho avuto anche su quello del 5X, però obiettivamente c'è quella cosa del giallo troppo pronunciato che in quasi tutte le unità si fa sentire, c'è a chi piace, c'è a chi no, magari ecco, potevano far scegliere all'utente con una calibrazione del display mediante le impostazioni. Per quanto riguarda poi tutto l'uso quotidiano, due device che si assomigliano tanto, visto anche la filosofia, ovvero avere Android in versione stock. In entrambi i casi, in nessuno dei due dispositivi si può andare a espandere la memoria sistema. Qui abbiamo 16 GB, qui dovete scegliere 16 GB, 3 GB di memoria RAM, 64 GB,
4 GB di memoria RAM, quindi attenzione a quello che andate a scegliere, supporto al dual SIM, mono SIM, LTE che prende benissimo in tutte e due, un pelino forse superiore, non avendo, anzi avendo anche band 800, qui non l'abbiamo, magari se avete Wind questo forse è il dispositivo adatto a voi, andando a tirare le somme, due dispositivi che al netto del prezzo, ovvero 3,99 si trova adesso online, questo dispositivo nuovo, più o meno siamo lì anche con OnePlus 2. Quale scegliere? Allora, intanto questo è più snello, questo è più portatile, questo è Google, questo è Android, quindi aggiornamenti sempre pronti all'uso, aggiornamenti rapidi, sempre supportati. Questa è un pochino una scommessa, dipende molto da OnePlus, dipende molto dalla community, assolutamente forse più prestante, vuoi lo Snapdragon 810, vuoi comunque questo telefono veramente massiccio, quindi anche un pochino più pesante, ma soprattutto anche più ampio come display, fruizione di contenuti multimediali spettacolari. Insomma, c'è un po' da fare una via di mezzo. Se siete degli amanti del Nexus, se volete proprio root recovery sempre pronti, se volete ROM, allora questo è il dispositivo adatto a voi. Se volete una scommessa, magari avere più RAM, magari avere anche 64 GB di memoria, che non è poco, ragazzi, allo stesso prezzo, allora forse lui è veramente adatto a voi, se anche così volete provare qualcosa di un pelino differente rispetto al normale. Cari ragazzi, oggi io vi saluto, vi rimando come sempre all'interno dei prossimi video e ci sentiamo nelle prossime video recensioni Targate Guerz 86. Un saluto!